scrittore, uomo di università, quindi di ricerca e di studio. E con lui condividiamo la passione e l'amore, direi, proprio questa sera, di usare questo termine, per lo studio e per l'informazione. Io sono capo ufficio stampa di ActionAid, l'organizzazione che da oltre 40 anni si occupa di diritto al cibo, povertà ed esclusione sociale. Inizierei a leggere insieme il primo capitolo di questo libro. No, non vi preoccupate, non lo leggiamo tutti insieme qui questa sera, ma lo leggiamo un po' a modo nostro. Vediamo come. Ed eccovi finalmente di fronte ai suoi occhi, al suo sguardo. Lo sguardo di chi ami è l'unico mare in tempesta in cui puoi immergerti senza annegare. L'unico deserto che puoi esplorare senza mai sentire la solitudine. L'unico labirinto in cui puoi avventurarti senza perderti, perché lo sguardo di chi ami è unico. Questa sera, ristorante cinese. Mi piace tanto lei. Dio, com'è bella. Ha i capelli sciolti che si poggiano soffici sulle spalle. Appena coperto da un vestitino nero attillato che è come se non esistesse. La collana di corallo rossa è il tuo regalo di San Valentino ed è intinta con le sue scarpe. Che creatura meravigliosa. Tu sei ancora un poco affannato. Hai fatto tutto di corsa e hai persino dimenticato di indossare la cravatta che sporge dalla tasca sinistra della tua giacca. Eppure qualcosa non va. No. Lo avverti subito, non accogli la sua gioia, il suo amore. Ecco, il tuo cospetto. C'è qualcosa di semivivo, qualcosa che non vibra come il giorno prima. Un momento di disorientamento e poi le fai la domanda, la stessa di tante altre volte. Che c'è da solo? C'è qualcosa non là? Perché sei così triste? Problemi al lavoro? No. Forse sta male la roba? No, grazie. E allora? Io non so come dirtelo. Forse avrei dovuto aspettare un'altra occasione, no? Avrei voluto che questo momento non fosse mai arrivato tra di noi. Dio, com'è difficile. Senti, forse sarebbe meglio prendersi un periodo di tempo, magari. Magari se ci allontaniamo per un po', magari meglio, non so. Forse sarebbe meglio se mi dicessi la verità. Se mi ami ancora. Così, tu paghi il conto, senza nemmeno guardarlo per un secondo. Riponi la carta di credito nella tasca della giacca e ti alzi. Anche lei si alza, sì, ma questa volta non ti aspetta. Con un leggero anticipo si avvia verso l'uscita.
sfugge al tuo sguardo e il passo segue incerto la direzione della porta. Anche tu vivi un certo torpore, nessuno dei due parla, è ovvio, in queste situazioni ti rendi conto che la parola è inutile. Quando una storia d'amore finisce, se da una parte si scrive la parola fine, dall'altra contestualmente si incide la parola inizio. Già. Ma è un calvario. Da oggi le vostre strade si dividono. Lei prenderà un taxi e dirà via delle Carrare 18. E tu invece ordinerai alle tue gambe. Portatemi in giro dove volete. Ma vi prego, non fatemi andare giù. Vi prego, non fatemi andare giù. In realtà di strada ne farei poca, perché ti rendi conto che sei già in ginocchio. E ti rendi conto che l'unico posto dove realmente ti puoi trovare a tuo agio sono le pareti di casa tua.